Ciao a tutti, facciamo questo filone insieme al gruppo Nuvola, un amore di pasta madre, sotto la guida dell'amministratrice Rosa Di Fonso. Allora, preparate tutti gli ingredienti, il licoli, vedete, è bello attivo, lo peso, metto la dose di licoli, 280 grammi. Questo l'ho rinfrescato diverse ore fa e portato al raddoppio. Per chi non ce l'ha, per chi non ha i licoli, può tranquillamente farlo con le dosi che stanno in descrizione con la pasta madre. Bene, e adesso ci aggiungo 75 grammi della dose della farina che abbiamo già preparato, che ho preparato. Ecco qua, 75 grammi, ho messo la ciotola sulla bilancia e vado ad impastare con un cucchiaio, le mani, come volete. Ok. Come già sapete, ogni tanto facciamo questi impasti collettivi, non sempre faccio il video perché per questioni di tempo. Quindi sul gruppo FB Nuvola naturalmente dovete essere iscritti per seguire gli eventi e i collettivi che si fanno. Allora, una volta preparato l'impasto con il licoli, metto in autolisi il resto della farina. Ecco qua. Metto ancora un po' d'acqua. Il resto la lascio per quando poi andremo ad impastare il tutto. Bene, inumidisco per benino la farina e poi copro l'impasto con il licoli, lo lascio a temperatura ambiente, mentre invece questo con l'autolisi della farina la metto in frigo, l'appoggio in frigo perché sta facendo troppo caldo, altrimenti se era l'inverno si poteva tranquillamente lasciare 2 ore fuori. Passato il tempo, riprendo tutti e due gli impasti, quindi sono passate 2 ore, ecco qua. E adesso nella ciotola della planetaria metto tutti e due gli impasti, quindi la farina, l'autolisi, metto l'autolisi e licoli, l'impasto con il licoli che vedete è cresciuto, è lievitato per benino. Io sto seguendo tutti i passaggi. Tutti i passaggi sul gruppo. Poi nella planetaria metto la foglia, il gancio poi, cioè la ricetta parla di foglia, però poi alla fine dopo ho messo il gancio. Quindi metto il sale e faccio, scusate, mi sistemo un attimino. E faccio girare, prima faccio girare piano per far amalgamare bene gli ingredienti e poi a velocità più elevata. Finisco di mettere tutta l'acqua, l'impasto rimarrà molto morbido, però poi con il gancio aumentando la temperatura porto ad incordatura. Quindi qui ho fatto dei tagli, regolatevi per i tempi. Nel frattempo che gira la planetaria mi preparo la ciotola. Se ne avete una diritta è meglio perché l'impasto poi de deve raddoppiare. Però io questa la uso e mi regolo, so già come. Com'è quando l'impasto aumenta. Come vedete sta incordando,
Ci vuole ancora un pochino, io a questo punto metto il gancio, eh. Però se volete potete continuare con la foglia. Aumento la velocità ed eccolo qua. Ed ecco l'impasto incordato, vedete, è diventato bello setoso. Faccio girare ancora un pochino e basta. Poi vado a mettere tutto l'impasto dentro la ciotola unta. La copro, prima ci faccio un segnetto così mi regolo per la crescita e comunque deve raddoppiare. Copro con la pellicola e per il raddoppio ci vorranno all'incirca 4-5 ore, quindi questo è un pane fatto in giornata perché ho iniziato la mattina. E stasera andrò ad infornare. Eccolo qua. Come vedete è aumentato di volume. Ed ora spolvero con la stessa farina che ho usata per adesso, che ho usato per l'impasto, quindi la farina zero. Io ho usato una semplice farina zero, credo che sia 260, V260. Non riporta il W, però una farina zero di solito sa 2,60. Allargo delicatamente così e vado subito a formare, quindi piego, faccio una piega, sigillo. Vi ricordo che sto seguendo tutte le indicazioni sul gruppo Nuvola e formo subito un filone. E sul gruppo c'è chi ha fatto due filoni, quindi ha diviso a metà, ha fatto due filoncini piccoli. Io ne farò tutto uno. Ecco qua, senza toccare, senza smontarlo tanto, è proprio delicatamente. Lo metto poi direttamente sulla carta forno, dove in questo caso ho messo la semola. E nel frattempo ho acceso il forno. Il tempo che si scalda il forno, quindi una quarantina di minuti. E dopodiché si va subito ad infornare. Allora, io per non farlo allargare troppo, anche se è bello sostenuto, tanto che aspettavo che scaldava il forno, ho chiuso la carta forno e ci ho messo una molletta per tenerlo fermo. E poi sono andata ad infornare. Adesso vi metto la procedura delle temperature. Ed eccolo qua, eccolo pronto. Poi ecco la procedura della cottura dipende molto dai vostri forni, quindi regolatevi. Io ho cambiato qualcosa perché il mio forno è un po' diverso. Lo faccio raffreddare un pochino e poi lo taglio e direi che è spettacolare. È venuto veramente, veramente bene. È bello croccante, vedete quanti bei buchini, quanti alveoli. Molto bello, questo con un po' del mio pomodoro condito con un po' di mortadella, è ottimo, veramente ottimo. Bene, io ringrazio Rosa per averci guidato in questa ricetta. Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!